quanto è cresciuto. Però ieri l'ho pesato e pesa 17 kg e ha 5 mesi e mezzo, però ancora deve crescere piccolo. Praticamente ho comprato queste, parlo a bassa voce perché sabato le bimbe dormono, queste maschere da Action che vanno in frigo e le metti sugli occhi e dovrebbero sgonfiare le borse e io ne ho davvero bisogno. Il problema è che Chanel le usa, e poi sì, Chanel, e non me le rimette in frigo. E quindi adesso mi dovrò tenere le borse perché Chanel non rimette le cose al proprio posto. Poi intanto Sharon qui è diventata ribelle brave. E vabbè. Domanda super gettonata. Come fai a fare quel fantastico cappuccino? Raga, uso semplicemente il cappuccinatore della Lavazza. Costa una cinquantina di euro in offerta, niente di più. Ma... scalda il latte, lo monta sia caldo che freddo, lo scalda soltanto, basta togliere questo dentro, è fantastico, mi piace un sacco e fa una marea di schiuma bella, spumosa. A me piace più questo che quello dei bar, perché tanti bar non la fanno così. Vedete, adesso devo togliere da lì. E niente, voi invece come state, come non state? A me, cioè per te che sono sparita, ma sono rimasta negli short. Quindi mi avete seguita negli short, non lo so. È per rimanere sempre con voi, anche se in video un pochino più brevi. E ho cercato di tenervi compagnia così, per non sparire totalmente, ma è stato un periodo di buio, cioè buio totale. Sono stata malissimo. Sono arrivata a prendere 7 antidolorifici, 7-8 al giorno, cosa che non si fa perché il massimo dovrebbe essere un 2-3. Ieri sera infatti ne ho presi 3 di fila. Non si fa, però sto veramente male. E quindi... così. La scuola sta finendo finalmente, che bello, io non capisco quelle mamme che dicono no, no, la scuola sta finendo. Io sono contenta di avere le mie figlie a casa finalmente. Sharon appunto sta finendo la quarta, Chanel io ogni volta che lo penso piango, ma piango proprio, sono sensibile in questi giorni, in questo periodo, piango per tutto. E sarà l'ultimo anno di asilo, sarà una remigina. Farò la festa di entrando il cappellino. Piango, piango tantissimo. E insomma sarà tutto molto emozionante per me. E quindi niente, solo che dopo un mese che non si ammalava, un mese di fila di asilo, cioè una cosa mai successa in 3 anni, si è ammalata, ce n'è. Ha un po' di mal di gola, ogni tanto risale la febbre, sale e scende, fa... Vabbè, che dobbiamo fare? Se la vi... faccio colazione, anche se non ho fame, ma sono sotto antidolorifici e antibiotico, quindi o mangio anche se non ho fame. Infatti ho perso anche un chilo, vista dell'estate, meglio uno e meno che uno più. E basta, faccio colazione e carico il telefono perché è morto. Sto facendo una passeggiata con Toby intanto, e vive solo a casa, ma tanto è questione di 10 minuti, però... non me le porto dietro alle 8 del mattino, 9 del mattino, a meno che non c'è scuola. Allora, da Action ho comprato questo burro struccante all'anguria. L'avrà messo a fuoco, boh, sono più ciecata del telefono. Insomma, cioè, a parte che ha un profumo. Ah, sale circa l'anguria. Sì, io lo scavo con le unghie. È strabuono, ne basta pochissimissimo e ti strucca da Dio. Quindi è molto... yay! Devo assolutamente ricomprarlo, le costa tipo meno di 2 euro. Perché questo qua, con l'olio di cocco che avevo detto, è molto buono, strucca benissimo, idrata i capelli. L'unica cosa, e mi è stata data conferma, è che lascia odore di vomito sulle asciugamani, letteralmente. Quindi preferisco qualcosa che profumi di anguria piuttosto che di vomito una volta che le asciugamani sono asciutti. Vedete, pochissimissimo. No, cioè, di solito mi leggo i capelli, ma già è tanto quello che sto facendo, sto crocco in testa davanti a voi, quindi si scioglie e si strucca. Sì, in realtà non avevo molto truccato, come si può notare, però avevo un po' di eyeliner che non avevo tolto ieri. Quindi,
sento che ne basta così poco, vi durerà una vita. E come meno di 2 euro vi struccherete tantissimo. Poi d'estate, meno male, non ci si trucca molto. O quasi niente, quindi è ottimo. Quindi schiacci di cotone uso getta. Adoro. Struccate in 2 minuti e odore di anguria. Potevo essere famosa e chiedere una collaborazione d'action? No. No. Allora, sto iniziando a truccarmi perché dobbiamo uscire oggi. Mi sono messa anche questa magliettina che era di... non mi ricordo, forse Terra Nova. Era bellissima, aveva tipo dei brillantini, ma poi si sono staccati tutti. E mi piace perché si vede il tatuaggio, perché il tatuaggio è sempre nascosto e quindi riesco a farlo vedere non solo quando sono al mare. Quindi primer... qualsiasi trucco io usi in questo video sarà di action. Sì, tutto di action. Tutto sotto i 2 euro. Perché a me le cose costose non piacciono. Yes. Vado a mettere il primer intanto. Ok, siccome non ho voglia di andare in bagno, fix dry, sempre di action. Ah. Dimmi, amore. Sì. Chanel da sotto fa. Allora, mamma. Fondotinta, anche questo di action. Action. Questi qua, aspetta. Action. Queste qua sono le novità di Action. Che sono praticamente il contour e il blush in crema, che adesso che arriva l'estate e non si sciolgono. Senza fondotinta metti un po' di questo e via. Ovviamente userò la cipria di Action. Questo è di Action. I pennelli sono di Action. È vero. Action. Action. Questo si chiama mantello, non capelli. Mantellino. Chiaramente non glieli faccio mai lisci, cioè questa è tipo la prima volta in 20 anni che si rifà lisci. Sì. Forse tipo no, 2 volte. Seconda. Sì, la seconda. Ma la piastra è a 170, infatti non sto stirando un cavolo. Perché? Iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Sai chi sembri un po'? Chi? Come si chiama la famiglia Adams? Adams? Non Zio Fester. Quello che è tutto fatto sì. Con i capelli. Non mi sfugge il nome. Purtroppo Sharon, se non si mette tipo 8 litri di olio i capelli di anzi guarda, se non mi se non mi finisco tutto questo i capelli si ammorbano, cioè, il giorno dopo ho tipo un nido di piccioli in testa. Tra poco mi trovo un po' di cuccioli di piccioli. Sono un leone! Bravo, di bravissimo! Bravissimo! Ti sorrido nei monti. Allora siamo pronte. Outfit di mamma, sobria come sempre. Finché permette si fa. Outfit figlia numero 2. Outfit figlia numero 1. Aspetta. Sì, cioè, capite. A parte che questa maglietta è mia. Ma gliel'ho regalata perché l'ho tagliato troppo corto. Praticamente ce l'ha regalato il Game Life, no? A Michael, ma Michael dove se la mette la M? Ciao amore. Quindi l'ho accorciata per me. Bene. Sì. Però per me, cioè mi va proprio qua, ho sbagliato a tagliarla. E ok, va bene tutto. Ma no. E quindi l'ho regalata a Charo che mi sta molto bene. Questa maglietta. E questi strappi li ho fatti io col taglierino. E questo è l'outfit di Charo. Un cargo, maglietta corta e questa. Cuscin. Ah, raga. Ma a 10 anni e mezzo. Amore. E inizia con l'età. Inizia con l'età. C'è lo sgabello. Allora, ci stiamo facendo un giro. Il problema qual è? Vabbè, Michael sta facendo benzina. È da febbraio che non smette mai di piovere. Mai. Mai. Ok. E siamo abbastanza stanchi perché le bambine non possono mai andare al parco giochi.
Perché non si può mangiare e fare un giro da qualche parte. Oddio, non ho che la montagna sia sta grande uscita, nel senso che palle, in montagna non c'è niente. Però perlomeno anche per Toby fargli fare. Non si può. Perché da febbraio fa un giorno di sole e 54 di pioggia. E indovinate quando piove sempre? Nel weekend. Se ne può più. Solita tappa da Pepco perché Chanel ci vuole andare. Ho fatto una bolla, ce l'ho fatta, ho imparato. Allora facciamo un velocissimissimo svuoto a spesa e poi dopo porto giù Toby che sono già 3 ore e mezza che non scende. Lui scende ogni 3-4 ore. Pollo, perché stasera faccio il pollo in casa, cioè, faccio in casa chiaramente. Con, non è così scontato, con le patate, quindi pollo e patate e poi faccio la torta salata. Peperone per Sharon che pazzisce per il peperone giallo, questi per Michael e Sharon. Scuola, lavoro, sono tipo, come si chiamano? Taco. Poi, questi qua, strabuoni, tra i miei prefe. Ciao. Amore. Poi, prosciutto per fare la torta salata. Sì, dopo. Zucchine per la torta salata. Io ho un ribrezzo per le zucchine. Non vi so spiegare il perché, ma... Questo è sempre per la torta salata. Tè? Tè. Sant'Anna è il nostro preferito. Beviamo sempre solo esclusivamente questo. Ah, vabbè, poi i gelati di ghiaccioli mangiare messi in freezer perché... Da Pepco, questi qua, presi Sharon di Kuromi, che è il mio personaggio preferito dei Lucchetti, tra l'altro, per la scuola, palestra, quelle robe là. Adesso che sto finendo la scuola, ci sta. Come no? Non è il costumino da Pepco. Carino, semplice. 2 pezzi. Mio, è mio. Prima ha fatto un costumino. No! Perché? Bene, ne abbiamo approfittato visto che c'è un pochino di sole, però Toby non può entrare. Loro sono nel parchetto sotto casa intanto, visto che c'è un po' di sole. Hanno tagliato l'erba perché era tipo alta fino a qua, fino a 2 giorni fa. E siamo un attimo qua, loro sono dentro lì da sole e al sicuro noi siamo qua. Vero Toby? Madonna, quanto sei bello! Allora, stiamo andando sull'altalena. Come si vuole il camera? Aspetta. Ciao! C'è un cagnolino che continua a scappare dal cancello. Praticamente l'altra volta l'ho scritto nel gruppo del mio paese, ma l'ha rifatto. Il problema è che i post vanno approvati, quindi è inutile che io lo riscrivevo e allora ho commentato sul post della signora che è suo. Speriamo, perché scappa in giro per strada, poverino, speriamo non venga investito. Ha indovinato subito, non pensavo. Io sto sbucciando le patate e lui è qui, che spera che io... Non ti darò le patate crude. Io sto inventando. È vero. Torta salata, cioè pronta, va cotta chiaramente. E pollo con le patate. Ci siamo. Allora, è sera, sono quasi le 8. E siamo giù con Toby, le bimbe. E niente, direi che il video può finire qua. Con questo bellissimo panorama che abbiamo noi. E ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e fatemi sapere se vi piacciono appunto, vi piace l'idea degli short. Ciao!